Ciao turisti! Chi di voi non ha mai sognato di andare alla scoperta del magico mondo Disney? Penso che tutti, almeno una, due, ma anche infinite volte, lo abbiamo sognato. Oggi voglio scoprire con voi alcuni di questi luoghi magici, dai quali Walt Disney si è ispirato e che potete visitare, ma prima però permettetemi di darvi alcune notizie sulla storia del creatore di questo mondo. Walter Elias Disney nasce a Chicago nel 1901. Il 24 dicembre 1939, all'età di 38 anni, egli darà vita ai Walt Disney Studios, realizzando i primi lungometraggi conosciuti in tutto il mondo come Bambi, Biancaneve, Pinocchio e Fantasia, e darà vita anche alle prime serie animate Topolino e Paperino. Continuò con il suo successo grazie a personaggi famosi come Winnie the Pooh, le principesse Disney e Mary Poppins. Negli anni 60 apre il suo primo parco a tema, Walt Disney World. Oggi Walt Disney detiene il record di premi Oscar vinti, 26 per la precisione, più 59 nomination. Ha vinto inoltre un David di Donatello e due Golden Globe. Conclusa questa breve storia, direi di poter iniziare questo nostro viaggio alla scoperta del mondo Disney. Tra i tanti luoghi dove potersi sentire nel mondo magico Disney, abbiamo ovviamente Disneyland Paris e il Walt Disney World a Orlando. Inoltre sappiate che nel 2024 aprirà a Londra un altro parco Disney, ma tralasciando questi che sono scontati, vediamo cosa possiamo visitare in giro per il mondo. Primo fra tutti il castello di Neuschwanstein, situato in Baviera e commissionato dal re Ludovico II di Baviera, cugino della principessa Sissi. Il nome Neuschwanstein significa nuova pietra del cigno, e già questo non è romantico? Questo è situato sulla famosa Romantischstrasse che unisce le due estremità della Germania. Il castello è stato di ispirazione per il logo della Walt Disney, i castelli dei parchi Disney e il castello della Bella Addormentata. Abbiamo poi la fortezza spagnola Alcaraz di Segovia, situata su uno sperone roccioso, che ha ispirato la realizzazione del castello di Biancaneve. Spostandoci poi in Francia abbiamo il castello di Chambrod, patrimonio dell'UNESCO dal 1981, è uno dei tanti castelli della Loira ed è stato di ispirazione per il castello della Bestia nella Bella e la Bestia. Rimanendo sempre in Francia, chi non ha mai visto, almeno per sbaglio, la fotografia di questa fortezza, situata in Normandia, Francia, è Mont Saint-Michel, anch'esso patrimonio dell'umanità. Questo castello ha ispirato la fortezza di Rapunzel, anche conosciuta come Rapenunzoro. Spostiamoci ora in Scozia, dove possiamo trovare il castello di Ellandunan, a 200 miglia da Edimburgo, che ha ispirato la fortezza della Spada nella Roccia. Abbiamo poi il castello del principe Eric della Sirenetta, situato in Svizzera sul lago di Ginevra, e il castello di Chillon. Sempre in tema castelli, sapete che il castello del sultano in Aladdin è ispirato al famoso Taj Mahal? Continuando su questo tema, oltre ai numerosi castelli, vediamo brevemente anche le città che hanno fatto da sfondo ad alcuni film Disney. Londra, la capitale inglese per Peter Pan, Parigi, la capitale francese per Ratatouille, Machu Picchu per il famoso film Le Follie dell'Imperatore, la città proibita di Pechino per il film di Mulan, Hallstatt in Norvegia per Frozen. Sapete inoltre che esiste la Disney Cruise Line? È già una vera e propria crociera a tema Disney, come se stesse a un Disney World, ma con tantissimi tour in luoghi stupendi come Bahamas, Nord Europa, i Caraibi, i fiordi norvegesi, il Mediterraneo, le Bermuda, l'Alaska, il Messico e tanto altro ancora. E voi? Avete visitato questi luoghi? Inoltre, notate qualche somiglianza tra i castelli citati con i castelli del mondo Disney? Se vuoi, condividi la tua esperienza e i tuoi pareri nei commenti. Inoltre, se non vuoi perderti tutti i miei contenuti, seguimi sulle varie pagine social. Mi trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Sappi inoltre che sabato andremo alla scoperta di un luogo suggestivo di Napoli, la Cappella San Severo.